La Vespa è il simbolo riconosciuto dell'Italia all'estero, ma in realtà è un simbolo tutto abruzzese. È un simbolo tutto abruzzese perché nasce da un'idea di un ingegnere abruzzese, un ingegnere nato a Popoli che è Corradino D'Ascanio, che quest'anno ricordiamo nella sala del Consiglio Comunale con due appuntamenti, quello di oggi che è l'inaugurazione della mostra fatta con gli studenti e quello di venerdì 27 alle 17, sempre con un convegno dedicato a questa figura. Lo ricordiamo perché Corradino D'Ascanio lo ricordiamo quest'anno perché nasce 125 anni fa e perché quest'anno sono i 70 anni della Vespa. La Vespa come mezzo di locomozione per una mobilità, ma soprattutto come simbolo del rilancio dell'Italia che usciva dalla Seconda Guerra Mondiale. Era il 1946, usciva la prima Vespa, insomma tante famiglie anziché piangersi addosso compravano questo mezzo di locomozione per ricominciare una vita normale. Tra le invenzioni di Corradino D'Ascanio l'elicottero, in Abruzzo è nata la prima istruttrice di elicottero a livello nazionale, quindi oggi è una doppia celebrazione. Sì, sono stata invitata sia perché è abruzzese, quindi stessa origine del Corradino D'Ascanio, ma anche perché pilota di elicottero e istruttore di volo su elicottero. Sono nell'aeronautica militare, noi abbiamo l'unica scuola di volo basico elicotteri per tutte le forze armate e tutti i corpi armati dello Stato. Quella della donna all'interno di quelli che sono i servizi militari è ancora vista con diffidenza e c'è un numero minore rispetto agli uomini oppure inizia a integrarsi? Fondamentalmente le donne sono nelle forze armate dal 2000, quindi parliamo già di 16 anni e ormai siamo una realtà. Forse viene vista esternamente alla forza armata come un qualcosa di diverso, ma nella forza armata siamo una realtà e ricopriamo tutti quelli che sono i ruoli a seconda del grado che si riveste.